Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui e vi voglio portare in una mia giornata full day of eating, dove andrò a gestire tutti i miei pasti al ristorante, quindi senza pesarli e senza cucinare. Perché voglio fare una giornata così? Perché i miei clienti del coaching online spesso si ritrovano con dei vari impegni durante la giornata che non gli permettono di gestire al meglio il cibo cucinandolo, pesandolo. Io vi voglio far capire che è possibile farlo anche per me, che sono in una fase di preparazione gara, manca circa un mese alle mie competizioni di Man Physique. Quindi ragazzi, eccomi qua, mi sono appena svegliato, è mattina presto, la colazione non la vado a fare a casa, mi cambio veloce, oggi è domenica e è una giornata di relax per me, risponderò a qualche chat di alcuni miei clienti per quanto riguarda il coaching online, andrò a fare colazione fuori. Vi mostrerò tutta questa routine, come vi dicevo prima, sono più o meno a 5 settimane dalla gara, quando entrerò nelle ultime 4 settimane dalla competizione inizierò ad essere molto preciso e meticoloso per quanto riguarda la gestione di acqua, la gestione di sale. Oggi è una giornata che vado a fare questo esperimento che è un po' al di fuori del mio ordinario, perché io sono veramente molto preciso con l'alimentazione quando si tratta di gara. Quindi ragazzi, oggi voglio fare questo esperimento con voi per farvi capire se riesco a farlo io che sono in preparazione gara, voi che comunque non avete l'obiettivo delle gare, ma comunque siete persone normali, avete l'obiettivo di mettervi in forma per andare in spiaggia. Quindi se ci riesco io, per voi sarà ancora più semplice. Vi ricordo che alla fine di questo video vi lascerò tutte le ricevute e il totale della spesa che andrò ad affrontare mangiando dalla mattina alla sera al ristorante. Finalmente ragazzi, è arrivato il momento della prima colazione, che l'ho presa qui al bar, chiamiamolo così, bar della palestra, dove fanno questi smoothie buonissimi, tutti grammati, con tutti gli ingredienti fit che vuoi. Io ci ho fatto mettere 30 g di proteine in polvere, 100 g di avena, del ghiaccio, del latte di mandorla, pochino solo per dargli un po' di sapore, e 20 g di burro di arachidi. E questa è la mia prima colazione. Perché faccio questo tipo di colazione? Perché è una colazione liquida, quindi la vado a digerire molto rapidamente e poi vado ad allenarmi. Quindi attendo circa 30 minuti e poi mi alleno. For me, chicken clean. Yes? 200 grams? And 200 grams yellow rice. And 100 broccoli. Allenamento terminato, è arrivato il momento del post-workout che l'ho preso qui al ristorante della palestra, dove c'è tutto grammato. Allora, che cosa ho preso? 80 g di riso, logicamente 80 g è la grammatura pesato crudo. Qui abbiamo 100 g di broccoli e qua sotto abbiamo 200 g di pollo. Questo è il mio post-workout che vado a fare qui in palestra. Buon appetito! Ragazzi, sono appena arrivato a casa e sto facendo il mio ordine online, perché qui a Dubai ci sono i Deliveroo, vale a dire tutti i ristoranti della città consegnano direttamente il cibo a casa tua. E c'è un ristorantino di Bol che spedisce direttamente a casa nostra tutti gli alimenti grammati, tutte cose molto fit. Adesso vi faccio vedere l'app.
E nel giro di 30 minuti tutto arriva direttamente a casa. Quindi qui c'è la possibilità di prendere già le cose con i macros precisi, alimenti pesati. In questo caso sia io che Irene andremo a costruire la nostra bowl con i nostri macros, mangiando gli alimenti che sono previsti dalla nostra dieta. È appena arrivato il nostro pranzo, amore, andiamo giù in piscina a mangiarlo, dai. Forchettine, e qui quando consegnano con addirittura il ghiaccio sopra Anche perché sennò si per farlo sfoglia. conservare durante il viaggio. Quello con il mango è questo. Quindi questo è di Irene, Dai. questo è mio. Good. Qui abbiamo le salsine, che queste sono salse di soia, ma non hanno grassi, non hanno zuccheri, queste qua, hanno solo un pochino di sale. E amore, che cosa abbiamo? Che sei stata te a fare l'ordine? Allora, abbiamo salmone, tonno, poi granchio, avocado, edamame, verdure miste, alghe e Riso, riso, ovviamente, cetrioli, pomodori, sì, quindi tutto un piatto grammato. bilanciato, proteine, carboidrati, verdure e pochi grassi. Perfetto per la mia dieta. Buon appetito, ragazzi. Invece tu, amore, che mangi? Invece per me abbiamo più o meno lo stesso, però io sono andata con salmone e tonno speziati e poi del mango, però più o meno, a parte le quantità che sono un po' inferiori, però la stessa cosa. Qua ragazzi siamo appena arrivati al Dubai Mall, che è il centro commerciale più grande del mondo, che è qui a Dubai. Siamo in un ristorantino del Dubai Mall e oggi pomeriggio andremo un po' in giro qui per il centro commerciale e ci tratteniamo anche per cena. Questo è il mio spuntino di metà pomeriggio. Che cosa abbiamo? Abbiamo del pollo con delle mandorle e delle verdure. La cosa bella di questo ristorantino è che sul menù ci sono tutti gli alimenti con i macros. Questo pollo ha circa 22 grammi di proteine e con le mandorle il piatto va intorno ai 10 grammi di grassi, quindi è perfetto per la mia dieta. Se vi state chiedendo perché ho il giacchetto e siamo a Dubai, qua fuori c'è 38 gradi oggi e qua dentro c'è tra i 15 e i 20 gradi, nei centri commerciali si muore di freddo, quindi per lo sbalzo termico quando entro vi porto questa. Io ragazzi ne approfitto per dirvi buon appetito. Assaggiamo, sentiamo un po' com'è. Buono, veramente molto buono. Finalmente è arrivata l'ora della cena, siamo a questo ristorantino dove ci sono tantissimi alimenti fit, ristorante messicano, a me piace molto, questo ristorante si chiama Nando's, ci vediamo spesso, è abbastanza economico per essere un ristorante qui a Dubai, che tra l'altro si affaccia sulle fontane del Burj Khalifa. Do un'occhiata al menù e decido che cosa prendere. Qui gli alimenti non sono grammati dal menù, però più o meno sappiamo le grammature perché in passato le abbiamo chieste al cuoco e quindi sappiamo orientarci per scegliere quello che dobbiamo mangiare. In più qui non utilizzano oli, quindi sono tranquillo. Finalmente ragazzi è arrivata la mia scenetta, nel frattempo mi sono già bevuto un po' di Pepsi Zero, che è veramente buona questa qui alla spina. Qui abbiamo il riso che sono 100 grammi, pesato a crudo. Abbiamo 200 g di pollo, 100 g di purè di patate con qualche verdura, qui abbiamo verdure, in più abbiamo qualche legume che andrò a mischiare con il riso, che è veramente molto buono, tutto senza olio. Quindi ragazzi, buon appetito, ho tantissima fame. Buono. Ragazzi, finalmente sono arrivato a casa, vado a fare lo spuntino pre-nanna, che questo però non ho acquistato. Mi vado a bere le mie proteine in polvere prima di andare a dormire, quelle targate di Yamamoto Nutrition, le Isofuji. Si presuppone che comunque anche voi, se siete in vacanza, se siete fuori per lavoro, potete almeno farvi uno shaker di proteine prima di andare a dormire senza farlo fuori casa. Quindi
Io vado a fare 30 grammi di proteine in polvere prima di andare a dormire. Qua in sovraimpressione vi lasciamo un'idea del prezzo in euro di ogni scontrino e del totale della mia spesa giornaliera. La scelta dei ristoranti e dei posti dove sono stato oggi a mangiare, logicamente sono andato a scegliere i posti, quelli un po' più fit, un po' più healthy, dove si poteva mangiare del cibo un po' più sano, un po' più pulito, e anche quelli un pochino più economici. Logicamente, se voi andate in ristoranti normali, magari non avete la possibilità di vedere le grammature dal menù, i macronutrienti dal menù, i prezzi sicuramente saranno un pochino più alti, ma comunque se siete bravi a selezionare il vostro cibo potete tranquillamente andare a gestire la vostra dieta anche mangiando in ristoranti normali. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video, spero che questo tipo di contenuto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, lasciate un commento se avete qualche idea, qualche consiglio, qualche domanda, io vi risponderò qua sotto, condividetelo con dei vostri amici, con chi volete questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un altro video.